Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo su Destiny per un altro video importantissimo, questa volta con l'incursione di nuovo dopo Golgoroth, con l'incursione La caduta di un re, stavolta direttamente al boss finale, ovvero Oryx. Quindi La caduta di Oryx, vi mostreremo il gameplay di come abbiamo fatto Oryx. Non è una vera e propria guida, ma vi facciamo vedere come l'abbiamo fatto noi per la prima volta, con le reazioni finali divertenti e con drop finale logicamente. Ringrazio tutta la squadra che era con me ragazzi. Questa era la prima volta appunto che completavo Oryx. Infatti se vedete alla fine mi darà anche cuore insaziabile per prendere il tocco del male, eccetera eccetera. Quindi ci sarà anche una recensione del tocco del male molto presto, arma davvero utilissima nel raid. Ragazzi, se avete domande scrivetemele nei commenti, sullo step di Oryx o su qualsiasi altro step dell'incursione. Qualsiasi cosa sempre nei commenti. Se l'incursione vi piace, il video vi piace, cliccateci sempre un bel pollicione in su. Cosa importante ragazzi per quanto riguarda Oryx, ragazzi, io la prima volta per farlo abbiamo provato due giorni, tipo due tre giorni, un paio d'ore, finché non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti ragazzi, tipo era una settimana dopo l'uscita del DLC, non so, 4-5 giorni, non ricordo adesso, una settimana e qualcosa forse. Comunque una settimana che era uscita il raid, no il DLC. Comunque ragazzi, la cosa, il consiglio che vi do, non vi faccio una guida eccetera, ma il consiglio che vi do ragazzi è la squadra. L'importante è la squadra, è che tutti sappiano gli step che si devono fare, tutti devono saperlo. Non prendete una squadra improvvisata così a caso, perché potete stare anche 5 ore e non ci riuscite. L'importante è avere una squadra con buone armi. Quello sta tutto là ragazzi, non è che è complicato eccetera, sta tutto là ragazzi. Io l'ho fatto già 4-5 volte Oryx, solo sta settimana tipo 3-4 volte per aiutare vari gruppi. Ma ragazzi, non è difficile. Sembrava, anche io sembrava impossibile prima di riuscirci, ma una volta che ci sei riuscito la prima volta, dopo è tutto in discesa, è tutto più facile, anche perché si cresce di luce logicamente, si arriva oltre i 300. Se siete fortunati con i drop logicamente. Quindi dopo diventa tutto più facile. Ragazzi, vi lascio all'audio del gioco, proprio di mentre facevamo appunto l'incursione La caduta del re, cioè Oryx, mentre facevamo Oryx. Ci saranno anche gli altri step nei prossimi video ragazzi, non perdeteveli. Ogni martedì quindi sul nostro canale un video di Destiny. Intanto allora vi lascio al gameplay. Buona visione, ciao addio. Ma non c'è nessuno su sta piastra, me la prendo io allora. Stavo prendendo un engrama, Golo, un attimo. Vabbè. Beh, vieni, resta vieni, lì, vieni, resta vieni. Lì. No, resta lì, io faccio il percorso dritto. Oh, vabbè, non c'è. No, perché non c'era nessuno. Ha finito. Minchia, raga. Fido. Fortuna che è finito, sennò ero morto io. Sennò lo ammazzavo io, finito. Vada, chi è qui, regà? Blu? Sì, vada blu. No, da me sono. Ah, no, da blu. No. Gambe. Ma blu, no. Ciao, giro, ditemi quando salire, perché non so il giro, no, adesso. Blu. Sei l'ultimo. No, blu, l'hai presa tu. No, l'ho presa io. Ma... Dai, non l'ho presa io. Vabbè, saluto. Ma io non ho munizioni di un cazzo. Raga, come faccio a fare io? Avevo fatto un po' di primario, ma non posso fare molto. No, tanto qua l'abbiamo ucciso. È arrivato? Sì, Gol, però Gol, devi farla pure te la luce pura, Gol, il mio orco, sì, okay. Qualcuno non mi dà una mano. Okay. Tu devi rimanere al centro, Rimanere al centro. No, stavo per morire. Regà, però il collo, Marcello. Vai, ragazzi, non ho il falconotto, non ce l'ho carico, Vabbè. Non lo diamo al cecchino. Sarà col cecchino. Sì, col cecchino. Rimane, spara con quello, vai, andate, vai, raga, fate il storo. Ottimo, c'è. Tu blu, continua a sparare. Sì. Andiamo. Raga, solo tre, perché solo tre? Oh, ok. Stai calmo. No, io non sto a casa. No, mannaggia, non ce l'ho fatta a tornare in tempo, ragazzi. Vabbè. È meno di metà vita. Non ce l'ho fatta a tornare in tempo nella bolla, ragazzi. Tutti vicino a Jonathan, dovrei animarlo.
Ma sì, perché non ha ucciso subito sto cavaliere, eh? Io non ho primaria. Come non hai primaria? No, non ho colpi di primaria. Vedi per terra. Eccolo, eccolo, eccolo. Raga, oh, che okay, animato. Bruciate, vuoi sparare, eh? Oh, io. Dov'è? Io appena entro e tiro tutti i missili di verità che ho. Uscia. Ah, no, metà vita, sì, arriva. Metà vita, ma te l'hai trasportato. Sono... grande questo arco, grande. No, io sono ancora fuori. Uscia. Sono morto. Ok. Morto davanti. Aspetta, la palla tu la devi mettere. Io non ce l'ho. Allora la metto io. Oh no. Colla, adesso li fai tu i salti, eh. Eravamo sbagliati. Da me, ragazzi, facciamo finisce da me. Io sono l'ultimo, ma io. Colla, i salti li fai tu, eh. Lo so. Vai, blu. Ti aiuto anche un po' col tuo orco. Ok, io muoio. Ma dopo questo orco proprio morto. Sei mio, ecco. Scendete. Vai, metti l'armi. Ecco quello che devi mettere. No, che nessuno muoia qui adesso. Scendiamo il vascello. Fatemi mettere la bolla. Occhio raga, ci ha fatto il pugno. Ha fatto il pugno. Falconotti. Falconotti. Vai raga, blu vai andando. No raga, dobbiamo rifarci l'eco, ma vabbè, dobbiamo riusciterlo l'eco. No, no, non c'è più l'eco, no, amicatevi che lo dobbiamo rifare. Ora andiamo. Non riesco mai a entrare nella bolla in tempo. No, per un pelo non sono entrato nella bolla in tempo. Sto qua, mannaggia. Vabbè raga, al prossimo giro dovremmo farlo. Blu, non è che al prossimo giro lo puoi fare tu, perché non voglio avere la tensione. Ma perché non riesco a tornare mai in tempo nella bolla? No, continua a farlo te, però non vuoi gol. Cosa sbaglio? Se vuoi lo faccio. No. Vedete, se vince non si cambia, squadra che... Fate i mob nei live, ragazzi. Qualcuno che mi rianima? Ok. Rianimatelo. Ok, sono andato io. Però ragazzi, il joystick mi scatta, eh. Se no mi incazzo, raga. Dov'è? È qui. Ma tanto, prova ad entrare. Oh, da fuscia. Ok. No, muori. Sì, ho fatto un po' di vita con tutti i missili che avevo. La metà vita, eh. Fate da. E dov'è? Se entro io ci sparo la mitragliatrice come prima. Sono entrato io. Dove sta? È qua dietro, qua. Ok, grandi. Oh, Dio. Ho preso anche un gambe esotico, Faina. Io ho preso anche un gambe esotico. Non ci interessa, non me lo troppo mai, l'esotico. Ma me l'ha appena dato. Ok, da Francesco, Fer. Oh! Io secondo, giusto? Sì. Sì. Vai, Francesco. Vai, gol. Sta aspettando gol. Tenetevi un po' per il centro, eh. Io attivo subito una finta di pesanti. Capito, raga, tenetevi una bolla per il centro. Sì. Okay, io ho usato uccidere. Dite quando posso scendere, dite quando posso scendere. Scendete. Okay. Special, metti tu la prima bolla. Sì, metto io. Te sai dove metterla dopo, vero? Sì. No, se la diamo. No. Okay. Vai. Raga, uccidete il vascello. Ah, non posso uccidere soltanto io. Sta tirando il pugno. Falconotti. Ok. Frate, porta per la ladra. Bolle. Le bolle. Mille bolle. E volano le mille bolle. Venite. Raga, qua non deve morire nessuno. Ok. Io sono dentro. Come? No,
No, no, no, la forte ce la fate, forte ce la fate, forte ce la fate. No, ce la facciamo. Io vado con la mitragliatrice, vado con la mitragliatrice. Vieni, prendetevi armi. Vai, vai. Sparate, ragazzi, prendetevi armi. Sparate tutto quello che avete. Sparate. Vai, vai, muori e sì, vai, oh, grandi, e vai, muori, Vagarosto, muori, Vagarosto, muori, e vai. Voi due, no, aspettate, voi due, io ammazzo, raga, voi due, io ammazzo. E vai, due castigo, due stesse armi mi ha dato, e le gambe.